Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel nostro programma di approfondimento sempre in collaborazione con Assocamere Estero, che rappresenta le camere di commercio italiane nel mondo. Le imprese italiane, oramai lo sappiamo tutti, le imprese di quasi tutti i settori sono state colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Le imprese hanno chiesto, ma continuano ancora oggi a chiedere a gran voce aiuti per poter ripartire, per guardare il futuro da una posizione più favorevole. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali, dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente la propria attività. Tra marzo e aprile, come immediato effetto del lockdown, c'è un settore, quello della meccanica, che ha avuto il suo momento più nero, registrando un calo che è arrivato addirittura a toccare un meno 70% di fatturato rispetto allo stesso periodo di osservazione del 2019. Alcune imprese, ma in particolare quelle dell'automotive, che ricordiamo rappresentano circa il 20% del comparto, sono state costrette a fermare completamente la produzione con dei danni veramente ingenti. Oggi, ospite di OK Italia Parliamone, per parlare di imprese, sviluppo ed economia, abbiamo il presidente del distretto della meccanica di Puglia, Cesare De Palma. Buongiorno De Palma. Buongiorno a voi, buongiorno, dottor Morosini. De Palma, i fatturati delle aziende hanno avuto, lo dicevamo, una drastica contrazione. Siamo davanti a dei mercati oggi che possiamo definire molto difficili. Con queste premesse, il dopo coronavirus sembra quindi essere veramente duro. Le chiedo quale valutazione mi può dare circa le misure che sono state messe in campo dal governo nazionale per garantire aiuti e liquidità alle nostre imprese. Ma buongiorno, grazie dell'intervista e grazie soprattutto delle domande, perché è importante ai colleghi imprenditori comunicare sempre dei messaggi positivi, dei messaggi concreti, soprattutto che siano basati su delle cognizioni reali. Le misure messe in campo dal governo, secondo me, sono state incisive ed efficaci, però erano e sono legate sicuramente ad uno stato di emergenza. Attualmente c'è la necessità di pensare a delle misure di medio periodo. Quello che è stato fatto dal governo è stato fatto in maniera efficace per quanto riguarda, ecco, come arginare il sangue da una ferita. Mi permetta l'uso di questa metafora. Una ferita che sanguinava, quindi adesso dobbiamo fermare l'emorragia. Per fermare l'emorragia, liquidità alle imprese, liquidità mancata e quindi liquidità restituita in qualche modo, la possibilità di supportare appunto il pagamento degli stipendi, perché mancando la liquidità, mancando i fatturati nel periodo di fermo, bisognava sostenere anche gli stipendi dei collaboratori, quindi l'allargamento della cassa integrazione in deroga a tutte le imprese è stata sicuramente una misura necessaria, però dobbiamo renderci conto che abbiamo chiesto in prestito delle risorse alle future generazioni, quindi adesso la responsabilità che la classe imprenditoriale ha è cercare di restituire nel più breve tempo possibile, almeno di una generazione, queste risorse chieste in prestito ai nostri figli, ai nostri nipoti, a coloro che, a cui le avevamo già chieste, perché sappiamo che il sistema economico e finanziario italiano era già gravato di debiti per ogni nascituro di circa 40.000 euro per pro capite. Quindi questa situazione ci ha portato ancora a un indebitamento nei confronti del futuro piuttosto importante. Io personalmente da imprenditore mi sento responsabilizzato di questo tipo di scelta che è stata fatta e ho la responsabilità di infondere ai miei colleghi imprenditori questo tipo di visione, che deve essere, diciamo, una visione di generosità e di ripristino delle condizioni che sono state poste in essere. Quindi, diciamo, misure efficaci assolutamente, ma adesso bisogna pensare a stimolare, a ristimolare il consumo, bisogna pensare a far tirar fuori i soldi dalle tasche dei risparmiatori che ce li hanno fermi sui conti correnti, bisogna fare in modo che l'Italia torni a spendere, torni a rimettere in circolo quel denaro, a creare valore su quel denaro che oggi è fermo nei circoli del risparmio. Quindi bisogna non più sostenere la manifattura, ma sostenere la produzione della manifattura. Molto bene, molto bene. Bisogna dare un'iniezione di fiducia anche affinché i risparmiatori decidano appunto di mettere mano al portafoglio per rimettere in moto l'economia. Però per far questo bisogna lanciare dei messaggi di positività e non sempre di criticità, perché sennò
giustamente il risparmiatore tende a conservare per momenti bui futuri. Certo. De Palma, il comparto della meccanica pugliese, che si riconosce poi nel distretto produttivo della meccanica pugliese, di cui lei, lo dicevamo, è il presidente, è un comparto di primaria importanza per la regione Puglia. Questo comparto garantisce occupazione a circa 15.000 lavoratori, aggrega 5 tra centri di ricerca ed università, 10 tra enti e associazioni di categoria, nonché ben oltre 100 aziende appartenenti a comparti che vanno dalla meccatronica alla più tradizionale meccanica. La Puglia negli anni stava dimostrando un grandissimo dinamismo in questo settore. Le chiedo, ci sono le condizioni per riprendersi velocemente dai postumi della crisi legata alla pandemia Covid-19? Sì, le condizioni ci sono, anche perché prima di entrare in pandemia, in pandemia Covid, eravamo considerati la regione dell'Italia meridionale più reattiva e con i fondamentali economici e manifatturieri più interessanti, sia per quello che riguardava il rapporto, la bilancia dell'esportazione, la bilancia economica, sia per quello che riguarda la capacità di costruire progetti di innovazione, progetti di ricerca, anche grazie un po' al dinamismo politico della nostra regione, che in questi anni è stata capace, diciamo, di saper declinare i bisogni del sistema industriale in attività e azioni di sostegno. Noi nella meccanica l'abbiamo interpretata, il ruolo nella meccanica l'abbiamo interpretato in maniera completa, perché la meccanica per la bilancia economica della nostra regione è sicuramente strategica e fondamentale, come lo è per tutta l'Italia. Il sistema economico italiano si regge per buona parte sull'industria meccanica e si reggeva fortissimamente sulla sua capacità di esportazione. La Puglia ha una orizzontalità delle specificità industriali nel mondo della meccanica molto ampia, quindi se non tira un settore tira un altro, quindi c'ha una grande elasticità e una grande fluidità nel rispondere a bisogni del tessuto industriale. I presupposti ci sono, noi stiamo intervenendo su azioni di riconversione del settore automobilistico, del settore dell'automotive, azioni di riconversione che magari le descriverò più avanti, e azioni anche di evidenza, di emersione di quelle che sono le specificità. Fino a ieri, prima del lockdown, la Puglia era riconosciuta come una regione interessante nel mondo dell'industria automobilistica e aerospaziale. Stiamo cercando di far emergere anche altre specificità che erano insite nel tessuto industriale meccanico pugliese, per il quale stiamo organizzando delle fiere, sul quale stiamo puntando molto per quello che riguarda la qualifica e la evidenza tecnologica. Molto bene, lo diceva anche prima, sono oramai alle nostre spalle le misure restrittive conseguenti all'epidemia coronavirus, o meglio, si sono finalmente allentate e le imprese hanno iniziato a riorganizzarsi per tornare ad essere produttive. Riorganizzazione che è quanto mai necessaria per farsi trovare pronti a competere sui mercati interni, ma soprattutto anche su quelli internazionali, per affrontare i quali le imprese devono programmare e pianificare per tempo le proprie attività. De Palma, l'epidemia Covid-19 ha colpito non soltanto il nostro paese, non soltanto l'Italia, ma tutto il mondo, causando delle gravi conseguenze economiche in ogni paese. E di ieri la notizia del PIL degli Stati Uniti, che ha avuto una contrazione ben oltre il 30%, un fatto veramente inaspettato e unico nel suo genere. Le chiedo, come saranno i mercati internazionali che usciranno da questa pandemia? I mercati internazionali, è una domanda importante quella che lei mi fa, ci vorrebbe veramente la sfera di cristallo. Sicuramente i mercati internazionali saranno mercati diversi per quello che riguarda il prodotto e il valore del prodotto che circolerà. La pandemia ci lascerà uno stravolgimento totale, una riconversione totale degli aspetti industriali e della domanda di prodotti di qualità, e sicuramente prodotti che sono attenti al benessere della persona, al benessere dell'ambiente, al benessere etico di chi li ha realizzati, chi li ha costruiti. Noi italiani, secondo me, da questo punto di vista abbiamo un passo in più, perché questi contenuti che ho appena descritto sono sempre stati insiti nella storia del nostro prodotto e della nostra manifattura. Per l'industria meccanica
italiana e pugliese, e la crisi del PIL che descriveva prima del mercato statunitense, sicuramente una palla al piede non indifferente, perché per il mercato statunitense, per l'industria manifatturiera metalmeccanica italiana e pugliese, ha sempre rappresentato un fronte importantissimo. Quindi oggi ci troviamo davanti al paradosso che chi ha internazionalizzato molto nel pre-Covid e neanche negli anni prima del Covid, dicevamo sempre: per crescere bisogna internazionalizzare, per crescere bisogna internazionalizzarsi. Oggi chi si è internazionalizzato tanto sta soffrendo di più di chi si è meno internazionalizzato. Siamo davanti a questo paradosso perché il mercato internazionale non si è ancora ristabilizzato, il mercato interno sta dando dei segni di rimbalzo, non di ripresa, di rimbalzo, che stanno sostenendo l'economia delle industrie italiane, quantomeno per cercare di far fronte a quella situazione, diciamo, di ripresa, quantomeno di movimento economico e manifatturiero. Però non sappiamo se il mercato internazionale non si ristabilizza così come si è ristabilizzato il mercato interno, e l'industria italiana nel suo complesso, che aveva una bilancia fortemente protesa verso l'internazionalizzazione, nel giro di pochi mesi dovrà purtroppo riorganizzarsi in termini di qualità, quantità di persone, e le preoccupazioni del governo sono preoccupazioni reali. Il fatto di aver proseguito sulla cassa integrazione è la realtà del fatto che si sa benissimo che la manifattura italiana purtroppo non riesce più a esprimere quella numerosità e quella quantità di prodotto che prima il mercato internazionale le assorbiva. Benissimo. De Palma, torniamo nei confini nazionali. Quali risposte di ripresa si aspetta dal suo territorio, ma soprattutto quali scenari futuri vede per chi fa impresa al sud e in particolare in Puglia? Allora, io le dico quello che stiamo cercando di mettere in atto per sostenere la manifattura meccanica del nostro territorio. Come le accennavo prima, stiamo cercando di convertire l'industria dell'automotive pugliese, cercando di anticipare quelli che saranno gli andamenti del settore nei prossimi anni. Stiamo provando a trasformare l'automotive pugliese in una mobilità sostenibile, quindi a attrarre quelle tecnologie, quelle filosofie, quei sentimenti e anche quei paradigmi di innovazione sociale, perché io credo molto nell'innovazione sociale come paradigma economico futuro, che sono collegati alla mobilità sostenibile. Stiamo attraendo brevetti per quello che riguarda la riconversione degli automezzi, del parco automezzi esistente. Stiamo cercando di aggregare azioni di marketing verticale con filiere, con i concessionari d'auto, con filiere coincidenti nel settore dell'automotive. Stiamo provando a capire come sostenere anche lo sharing automobilistico, quindi a capire come cambiare l'approccio culturale all'utilizzo dell'automezzo e della mobilità. Per quello che riguarda invece gli altri tipi di tecnologie con il quale sostenere appunto l'economia del territorio, in questo territorio, avendo una filiera completa sulla produzione della materia prima agroalimentare, aveva sviluppato negli anni anche un sostegno meccanico all'industria meccanica di trasformazione del prodotto. Abbiamo convinto un importantissimo editore italiano, produttore di fiere di spessore, a produrre in Puglia la prima fiera sull'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare. Quindi a novembre di quest'anno siamo co-organizzatori come Confindustria Sezione Meccanica e come Sistema Produttivo Industriale Meccanico del territorio, con questa fiera che vuole in un certo qual modo creare il primo censimento delle industrie innovative e tecnologiche sulla trasformazione agroalimentare. Da questo punto di vista crediamo che sia importante, perché l'industria alimentare c'è, la trasformazione agroalimentare c'è, la dobbiamo aiutare ad un'innovazione, perché il futuro sarà per il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, di eccellenza, è un'industria agroalimentare innovativa, è in grado di produrre e di far produrre prodotti alimentari, perché il prodotto alimentare di eccellenza non è quello che viene prodotto in casa dalla signora Maria. Il prodotto agroalimentare di eccellenza è quello che viene prodotto nell'industria con dei paradigmi di qualità e di igiene eccezionali e perfetti, con apparecchiature tecnologiche di altissimo livello, è che viene messo sul mercato secondo degli standard qualitativi eccezionali. Bene, lei ci sta parlando adesso di innovazione e tecnologia.
Negli ultimi anni, De Palma, lei si è dato molto da fare per promuovere anche la tecnologia nelle scuole, le materie STEM nei processi di orientamento, l'alternanza scuola-lavoro come buona pratica, in una parola la rete StartNet che lo ha visto tra i coordinatori principali dell'asse italo-tedesca che da sempre ha innescato dei casi concreti e duraturi nel tempo. Le chiedo quali sono gli obiettivi e i principi ispiratori della rete StartNet. La ringrazio di questa domanda perché per me l'impegno nella rete StartNet è soprattutto un impegno morale. E quando si assume un ruolo istituzionale sul territorio ti devi rendere conto che non puoi lavorare solamente per quelli che ci sono in questo momento, ma anche per quelli che verranno, soprattutto per quelli che verranno, perché devi lasciare, quando hai una responsabilità, devi lasciare alle persone che verranno dopo di te un territorio migliore di quello che hai trovato tu. Con la rete StartNet abbiamo provato a mettere a sistema tutta quell'azione frammentata che sul territorio c'è stato negli ultimi anni in Puglia, perché la Puglia è stata una delle regioni italiane più interessanti sotto l'aspetto diciamo del rapporto col sistema scolastico, ma ha sempre lavorato in maniera frammentata e in maniera disordinata. L'alternanza scuola-lavoro ha visto la Puglia tra le regioni, quando negli anni passati era sperimentale, tra le regioni più attive dopo la Lombardia e la Toscana, e quindi abbiamo ritenuto importante cogliere un'opportunità che ci veniva offerta da una fondazione privata tedesca di investire sul territorio pugliese, su una regione dell'Italia meridionale, e l'abbiamo attratto questo investimento sul territorio pugliese per mettere a sistema il principio della transizione tra formazione e lavoro, quindi i processi di transizione del quale fa parte anche appunto l'alternanza scuola-lavoro. I processi di transizione hanno sempre visto l'Italia come la formazione, scuola, università su un pianeta, il lavoro su un altro pianeta, distanti, incapaci di dialogare, incapaci di creare un'osmosi sociale, un'osmosi culturale. Con questa rete StartNet, che è una rete interistituzionale dove c'è anche la Regione Puglia, c'è l'Ufficio Scolastico Regionale, c'è presente una rete di scuole, ci sono gli amici delle camere di commercio, delle Union Camere, c'è anche la rete degli studenti, perché è importante dialogare su questi principi, diciamo, di programmazione, soprattutto con gli studenti, è interistituzionale, come dicevo. Con questa rete stiamo cercando di creare un contenitore attraverso il quale far passare tutte le iniziative di transizione e tutti quei meccanismi che collegano la formazione con il lavoro e renderli sistemici. Uno di questi appunto è la cultura delle STEM, sistematizzare la cultura delle STEM in maniera naturale all'interno delle scuole, perché è un altro principio con il quale stiamo cercando di lavorare nella rete StartNet, è l'orientamento. Ecco, un altro principio del termine transizione è l'orientamento, fare un buon orientamento. Fino ad oggi si è fatto un cattivo orientamento, molto disordinato, molto a macchia di leopardo. Sistematizzare un processo di orientamento che consente ai ragazzi non di fare un percorso scolastico in funzione di quelle che sono le aspettative dei propri genitori, perché molte volte in Italia cosa è successo? Che i figli si iscrivevano alle scuole dove non si sono iscritti i propri genitori per diventare o medico o ingegnere, perché la mamma o il papà avevano queste aspettative di vita che non erano riusciti a centrare, invece di ascoltare esattamente le attitudini del proprio figlio, che magari voleva diventare un bravissimo meccanico, sarebbe diventato un meccanico di successo, un ingegnere di successo, che invece si è iscritto ad un'altra facoltà, o una figlia che molte volte si iscrivono, tutte diventano maestro, professoressa, ma magari avevi per le mani uno scienziato o un ottimo ingegnere informatico e non gli hai dato la possibilità di emergere. Quindi questi sono i principi che muovono e alimentano questa rete StartNet. Indubbiamente il ruolo dell'orientamento è fondamentale, così come è fondamentale, lo diceva anche lei prima, che il mondo dell'istruzione ai vari livelli, dall'istruzione dell'obbligo anche all'istruzione universitaria, dialoghi e dialoghi costantemente con il mondo delle imprese, perché bisogna ragionare, soltanto il mondo delle imprese ha il polso della situazione, di ciò che servirà per poter essere innovativi un domani e competere su mercati sempre più globali. Mi permetta di precisare che però fondamentale, non vorrei che passasse il messaggio che la scuola deve imprenditorializzarsi. La scuola deve creare delle persone culturalmente elevate che conoscano il passato, perché si costruisce il futuro essendo consapevoli del proprio passato e della propria storia, ma l'impresa deve dare il suo contributo alla formazione delle nuove generazioni, perché si sta dimenticando anche in Italia la cultura dell'imprenditorialità. Stanno morendo le imprese e non ne stanno sorgendo di nuove. L'Italia è uno dei paesi a più alto tasso di formazione imprenditoriale
nelle scuole negli ultimi 25 anni non si è più parlato di impresa, quasi demonizzata, e non ci si rende conto che è l'unico luogo dove si crea valore. Questo è vero. Cambiamo un attimo pagina come settore, anche se continuiamo a parlare di innovazione e di tecnologia. Dai 120 ai 125 miliardi. Questa è la proiezione sul valore dei danni Covid-19 che subirà in Italia un altro settore, quello della blue economy, ovvero tutto ciò che nell'industria, nei servizi, nella logistica, nell'artigianato, nel turismo è riconducibile al fattore mare. Lei è uno dei promotori del tavolo navale Meditech, che vuol dar vita, possiamo dire, ad una vera e propria filiera del settore che punti a fare dell'innovazione la propria bandiera. Le chiedo, De Palma, può questo tavolo aiutare la Blue Economy a recuperare il tempo perduto? Guardi, sembra quasi che ci siamo veramente letti nel pensiero. Ieri sera ho mandato un messaggio ad una giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che è il giornale famoso della nostra regione, per dirle che volevo rilasciare un'intervista proprio sull'importanza della Blue Economy. Allora, quindi, abbiamo spoilerato l'articolo. Abbiamo spoilerato alla grandissima, assolutamente. Molto bene. Il mare è il petrolio non inquinante del nostro paese, non ce ne siamo mai resi conto e forse questo è arrivato il momento di rendercene conto. Noi abbiamo una grande ricchezza che è il mare che è attorno alla nostra Italia, la Puglia poi addirittura ne ha due di mari, quindi ancora meglio. Il mare è la nostra ricchezza e fino ad oggi l'abbiamo utilizzata malissimo, l'abbiamo utilizzata in maniera molto scarsa e in maniera molto incapace. Nella nuova programmazione che la Presidenza del Consiglio sta chiedendo al sistema industriale, al sistema istituzionale del Paese, un capitolo all'economia del mare deve essere assolutamente dedicato, perché deve essere la nuova frontiera della crescita del nostro Paese. Fino ad oggi è stata sottodimensionata, oggi ci deve essere uno sforzo importante nella riqualificazione dei porti di tutta la costa, dei porti commerciali, dei porti turistici, nella riqualificazione dell'economia legata alla produzione ittica, nella riqualificazione dei trasporti marini, nella riqualificazione dell'attrattività turistica legata al mare, del trasporto marino transfrontaliero con gli altri paesi confinanti con il nostro territorio. Quindi l'economia del mare ha delle declinazioni che sono innumerevoli e su questo va fatto uno sforzo importantissimo. Con questo tavolo Meditech abbiamo provato a dare una sistematizzazione, perché il tavolo Meditech nasce da un rapporto di collaborazione e all'interno della logica dei centri di competenza. Nasce da un rapporto di collaborazione col Politecnico di Bari, che sta con il nuovo magnifico rettore affrontando un nuovo settennato molto smart e molto fresco, con visioni molto, molto innovative nel rapporto con le piccole e medie imprese. In questo tavolo stiamo provando a creare i primi paradigmi, quindi a raccogliere, a censire quella che la Puglia rappresenta in termini di economia del mare. Io come imprenditore ho diversificato negli ultimi 10 anni portando il mio know-how, un know-how di famiglia, perché la mia è un'impresa familiare che da oltre 60 anni, portando il mio know-how all'interno dell'economia del mare. E ho avuto la possibilità, dopo la crisi del 2009, di diversificare la mia azienda, di riprenderla e di aumentare anche il numero dei miei collaboratori. Ne sono pienamente consapevole di quale potenzialità possa rappresentare l'economia del mare. Qui abbiamo in Puglia due autorità portuali che stanno lavorando alla grandissima. I due presidenti delle autorità portuali sono due persone con una coscienza professionale enorme, stanno interpretando il loro ruolo in maniera eccezionale, si stanno contornando di collaboratori efficaci ed efficienti. Abbiamo ultimamente addirittura avuto la possibilità di lavorare sull'ospitare delle navi da crociera che chiedevano ricovero, perché le navi da crociera sappiamo bene che si sono fermate per ragioni oggettive. Proprio in questi giorni stiamo provando a ragionare sulla ospitalità di altre navi da crociera, quindi stiamo cercando di mettere in moto un meccanismo sull'economia del mare che veda la Puglia prima assieme ai porti, diciamo, famosi di Genova e di Trieste, che sono sicuramente molto più collaudati. Però va fatto a livello centrale un ragionamento molto articolato sul potenziare l'economia del mare, stando attenti sicuramente all'impatto ambientale, prima di tutto l'impatto ambientale, ma non dimenticando che con il mare il paese si può riprendere e può veramente viaggiare verso altre frontiere. Alla luce di quello che mi dice, mi viene da chiederle se le misure che sono state varate dal governo finora per garantire appunto aiuto e liquidità
alle imprese del settore turistico e nautico, e quando parlo del settore nautico parlo di tutta la sua filiera, sono delle misure risolutive o ci sarebbe altro da fare? Di risolutivo non c'è mai nulla. Sicuramente sono misure tampone, sono misure di sostegno che per fortuna che ci sono, perché attualmente l'economia del mare in Italia è un'economia molto fragile, ancora basata su principi artigianali, su principi molto diciamo riferiti alla persona, al titolare dell'azienda produttrice o costruttrice di imbarcazioni. Abbiamo delle eccellenze sicuramente in Toscana per quello che riguarda la produzione di barche di lusso, però non c'è una vera e propria industria del mare. Quindi sostenere attraverso misure di emergenza l'economia del mare vuol dire sostenere l'impresa artigianale che la rappresenta nella sua maggiore consistenza. È l'indirizzo giusto, ma come dicevo prima bisogna stimolare anche per quello che riguarda il mare il consumo di prodotti, di sistemi e di tecnologie legate al mare. Se sostieni l'azienda che produce per il mare ma non ne sostieni tutta la filiera economica, alla fine hai solamente messo un cerotto su una ferita e non ne hai curato la cancrena. Molto bene, io allora ringrazio il presidente De Palma per questo incontro, confronto e soprattutto anche per la sua passione che è evidente anche nelle sue parole, nell'affrontare anche il suo ruolo istituzionale, ma soprattutto nel cercare di fare qualcosa di utile per aiutare l'economia del paese, ma soprattutto l'economia pugliese a poter rimettersi in moto, spaziando dal settore, lo dicevamo prima, della meccanica e andando poi anche nel settore della blue economy, del mare e di tutto ciò che adesso è collegato. Ringrazio quindi di nuovo il presidente De Palma, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'intervista e della piacevole chiacchierata. Benissimo, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro, al prossimo confronto con un altro ospite che possa aiutarci nell'avere una visione sempre più positiva di quello che sarà lo scenario che ci aspetta di qui a breve. Arrivederci a tutti.